tutto in una notte, tutto in poche ore. Il destino di Aaron si consuma in una manciata di chilometri, quelli che lo separavano da casa sua al fienile, su quell'alpeggio dove poi ha trovato la morte. Aaron sabato notte ha attraversato le grandi vallate altoatesine. Con un gruppo di amici ha partecipato ad un techno rave a Barbiano, che da Tarento dista 46 chilometri. Da che ora è iniziata? Penso alle 4 e ha finito. Ok. Beh, c'è quello di mattina. Sì. Alle 4 del mattino Aaron torna a Tarento, in paese. Si mormora che in casa Aaron non sarebbe mai entrato perché pochi istanti prima di varcare la soglia della sua abitazione avrebbe ricevuto una telefonata. Di lì la scelta di mettersi alla guida del suo SUV e salire verso il fienile. Aaron parte da Fondovalle, un percorso di 5 km, metà dei quali di strada asfaltata. Tutto il resto sono boschi e dirupi che solo un esperto di montagna sapeva percorrere. Qui siamo in località Mulini, una zona molto turistica della vallata. Qui i visitatori parcheggiano le proprie autovetture per raggiungere a piedi la vetta. Ma Aaron, a bordo del suo SUV, non si è fermato qui, ha imboccato questa direzione. Aaron conosceva bene queste montagne e questi boschi, sapeva come muoversi anche col favore della notte. Non ha avuto difficoltà ad arrivare al fienile a 1600 metri di altezza, ma resta la grande incognita della sua morte. Perché azionare la motosega in una zona di pascolo?